Difesa, gruppo sportivo paralimpico della difesa, di nuova formazione, da Lecce con furore, va bene, c'è un passato raccolto al volo, c'è una vita fra Gran Fondo e prove su strade d'altissimo livello. Nel 2001 Rieti Terminillo, 180 km di fuga solitaria, risultati come se piovesse, però oggi è il debutto ufficiale su un triciclo da gara. L'obiettivo è arrivare da Lecce fino in Friuli per strappare una maglia azzurra per i prossimi anni. Questo gruppo sportivo paralimpico della difesa raccoglie gli atleti che hanno rimediato, chiamiamolo così, una invalidità permanente in missioni di pace. Carlo era un pilota di elicottero in Bosnia quando si è ammalato e adesso la vita sportiva riserva sempre una seconda chance, lo abbiamo visto per tantissimi atleti, inutile fare paragoni. Qui è evidente che c'è un retaggio, andava forte prima, va ancora più forte adesso, è andato forte anche Ryan Boyle, 21.45, però per essere un debutto, dare 1.43 al secondo arrivato, per il momento interessante, dare soprattutto 3 minuti e passo a Giorgio Farroni, che è ben lontano dall'essere nella forma del tempo che diventa importante, deve smaltire qualche tossina, però intanto si inchina fra gli altri a quello che potrebbe essere rapidamente un suo compagno di squadra. Grazie Carlo, grazie a tutto il team dal Salento. Prima si parlava di buoni bianchi, beh, un bicchiere di Negramaro forse con questo caldo si apprezza anche di più per certi versi. Intanto, nonostante appunto una carta d'identità non generosissima ma il fisico integro, Carlo Calcagni è un nome che sull'agenda dei colleghi va appuntato piuttosto bene, eppure la storia non è niente male. Questo rapporto con le forze armate non è una novità, questo è un gruppo sportivo direttamente legato alle forze armate in generale, ma ai nostri atleti fra fiamme azzurre, fiamme gialle, fiamme oro, da tempo, per volontà diretta proprio del presidente Luca Bancalli, uno che ne sa di sport e che ne ha vinte tante di medaglie paralimpiche. È un obiettivo importante, un bacino d'utenza fondamentale, una sponda istituzionale con cui lavorare. Bene, benvenuti dunque anche ai primi risultati agonistici del gruppo sportivo paralimpico della difesa, benvenuto soprattutto al ricambio, se non generazionale in termini di nomi, sì, Carlo Calcagni è la rivelazione di giornata.